Strage di Motta Visconti, iniziato a Pavia questa mattina il processo per il triplice omicidio che ha scosso un'intera comunità. Carlo Lissi non si è presentato in aula, il suo avvocato dice un'udienza tecnica, le prossime verrà. Ai nostri microfoni il dolore della mamma di Maria Cristina Omes, nonna dei piccoli Giulia e Gabriele. L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore. Stefano Bellati, leader della lista civica Progetto Vigevano, candidato sindaco della città ducale alle prossime elezioni comunali, sarà sostenuto anche da Forza Italia. A comunicarlo la coordinatrice regionale del partito, Maria Stella Gelmini. Un presidio con blocco dei lavori organizzato questa mattina a Bressana Bottarone dal sindacato Sicobas davanti ai cancelli di una logistica dove a febbraio era stata annunciata la messa in mobilità di alcuni lavoratori. Le nostre telecamere sul posto, voce agli operai in presidio. Strage al Tribunale di Milano. È di queste ore la notizia di un vergognoso furto in casa del magistrato Francesca Clari Sappiani, giudice civile a Pavia, sorella dell'avvocato Lorenzo, una delle vittime della strage. I malviventi avrebbero approfittato dell'assenza dell'intera famiglia all'Elba per la sepoltura di Lorenzo. Dorno, capitale delle Fiat 500. Grande successo per il raduno organizzato dalla Confraternita della Porchetta. Auto 500 è derivata in piazza per una manifestazione che ha richiamato persone e mezzi da diverse zone d'Italia. Un evento speciale, tra poco, tutte le immagini. Martedì 21 aprile, buonasera, bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Buonasera da Chiara Antico. Lo avete sentito, è iniziato questa mattina a Pavia il processo per una strage che ha scosso un'intera comunità, la strage di Motta Visconti. Allora il racconto di quanto accaduto. Buongiorno avvocato, il suo assistito viene? No, non viene. Mai? Non viene, perché non... questa udienza è un'udienza più tecnica, insomma, quindi... Non era necessario che venisse. Si presenterà nelle prossime. Sì, alle prossime, sì. La famiglia di Cristina Omes avrebbe voluto incrociare gli occhi di Carlo Lissi per la prima volta dopo quel terribile 14 giugno, quando la giovane mamma, insieme a Giulia di 5 anni e Gabriele di appena 20 mesi, furono uccisi brutalmente nella loro villa di Motta Visconti. Ma Carlo Lissi non si è presentato alla prima udienza, nella quale si è deciso di accogliere la richiesta della difesa di svolgere il processo con un rito abbreviato. L'imputato verrà sottoposto a una perizia psichiatrica per la quale il prossimo 14 maggio il GIP assegnerà l'incarico. Riteniamo che bisogna stare ai fatti di reato, cioè non stare tanto a indagare sempre sulla personalità del colpevole, ma vedere quelli che sono stati i crimini commessi e applicare le pene di conseguenza, perché sennò col perdonismo non andiamo da nessuna parte. Un triplice omicidio che aveva scosso l'intera comunità. Lissi aveva ucciso la moglie dopo aver fatto l'amore e i propri figlioletti, sorprendendoli nel sonno, e poi si era lavato ed era andato ad esultare i gol della nazionale con gli amici. Rientrando a casa aveva inizialmente inscenato una rapina, ma non c'era voluto molto tempo prima che la confessione arrivasse. Lui stesso aveva dichiarato di essersi invaghito di un'altra donna e di aver sterminato la sua famiglia perché la considerava un ostacolo. È afflitto come non può che essere afflitto chi ha commesso un fatto di questo tipo, di cui lui stesso paradossalmente è rimasto vittima, perché ha posto fine, insomma, anche la vita di tutta la sua famiglia. Insomma, quindi... I familiari di Cristina ancora oggi non riescono a dimenticare i terribili momenti passati in quella notte di giugno. Io quella notte mi ricordo soltanto di aver sentito suonare il campanello, basta. Alla mattina, alle 3. Basta. È un vuoto, il vuoto più totale. Alle 3 sono venuti a chiamarci dicendoci che era successo qualcosa alla Cristina, allora ci siamo andati là, ma ormai c'erano i carabinieri e io non li ho più visti, li ho visti all'obitorio. E basta. Ora a loro rimane una sola domanda. Una cosa che non passa più, non passerà mai, è quello che ci chiediamo. Li abbiamo sempre voluto bene, perché ci ha fatto questo? Ai nostri microfoni ha parlato anche Giuseppina Redaelli, la mamma di Cristina, la nonna dei piccoli Giulia e Gabriele. Secondo lei, insomma, è meglio che si presenti o le farebbe male vederlo? No, io voglio vederlo. Vuole vederlo? Vorrei vederlo in faccia, chiederle perché ha fatto una cosa così orrenda. Sì. Lei ancora non ha avuto modo di, non ha mai avuto modo di parlare, non ha mai più avuto modo di vederlo. Quindi oggi spera proprio di poterlo avvicinare. Sì, ma non so, difficile che verrà. Vediamo. Sono stati questi mesi, ormai è passato quasi un anno tra l'altro.
se ne può immaginare come sono stati. Un calvario, per me è finita la vita con loro. Non doveva fare queste cose. Doveva fare tutto questo, senza questo. Questo è imperdonabile. No? Per me lui è morto e io non lo perdono, per nessun motivo. Per me è un mostro. Non doveva fare queste cose. Se ne pesava la famiglia, se ne andava. Basta. E sul Corriere della Sera sono state pubblicate alcune dichiarazioni spontanee che Carlo Lissi avrebbe fornito ai magistrati nelle scorse ore. Vedevo che tutti i miei amici uscivano e si divertivano, io invece facevo sempre meno cose, non ero convinto di sposarmi. Così Carlo Lissi avrebbe parlato ai magistrati che lo hanno interrogato su sua richiesta, fornendo una versione dei fatti leggermente diversa da quella raccontata dopo il primo interrogatorio, avvenuto subito dopo l'arresto, 48 ore dopo aver ucciso la moglie Cristina Omes e i figli di 5 anni e di 20 mesi nella villetta di famiglia a Motta Visconti. Lissi avrebbe spiegato di sentirsi oppresso dal matrimonio, specialmente dopo aver conosciuto un'altra donna, una collega di lavoro. Un aspetto questo che era già emerso dalle indagini, ma che ora è lo stesso Lissi a spiegare: una relazione platonica con una donna anch'ella già impegnata, diversa da situazioni passate in cui lo stesso informatico 32enne aveva ammesso di aver tradito la moglie. Proprio la confessione alla consorte di essersi innamorato di un'altra avrebbe generato la discussione che scatenò il 14 giugno scorso la follia omicida. In delitto, secondo quest'ultima versione di Lissi, non sarebbe stato premeditato. In tentativo di costruirsi un alibi approfittando della partita dei mondiali di calcio Italia-Inghilterra vista al bar con amici, sarebbe quindi stato pensato dopo l'omicidio. L'assassino avrebbe spiegato di aver fornito inizialmente una versione diversa perché temeva di essere rinchiuso in isolamento e di non vedere più i genitori. Lì si racconta anche i dettagli dell'omicidio: l'inizio della colluttazione in taverna, poi la prima coltellata al collo della moglie colpendola alle spalle. Quindi l'uccisione dei figli. Lissi era preoccupato che crescessero senza una madre e con un padre in carcere, ma avrebbe confessato di non riuscire a spiegarsi perché li abbia ammazzati. Infine una rivelazione: dopo aver compiuto la strage, l'assassino avrebbe tentato il suicidio rivolgendo verso di sé il coltello, ma non ne avrebbe trovato il coraggio. E noi chiudiamo il capitolo riservato agli sviluppi, all'inizio del processo sulla strage di Motta Visconti. Andiamo a Bressana Bottarone, dove questa mattina, davanti ai cancelli di una logistica, si è tenuto un presidio di lavoratori. Siamo qua in poche parole per 50 famiglie, di cui 3 magazzini distribuiti di MTN già fallita, di Bologna, Monticelli e Carpiano di Milano. Poche parole, Monticelli bene o male, con l'incontro del prefetto siamo riusciti a sistemare la situazione, manca il licenziamento ingiusto che lo impugneremo tramite i legali. Invece Bologna sono già da dicembre 2014 che non prendono lo stipendio, la cooperativa non è ancora fallita e in più ha la cassa integrazione da mettere in atto e non l'ha messa in atto dicendo che l'avvocato gli ha consigliato di far fallire la cooperativa perché non ci sono più numeri per andare avanti. Però lui, avendo la cassa integrazione, non deve tirar fuori neanche un soldo e quindi le vuole rovinare proprio queste famiglie. Invece Carpiano non si sono proprio interessati dal primo momento, ha lasciato le famiglie a casa, hanno chiuso il magazzino e ora siamo qui alla Logservi, che sarebbe la madre di MTN, per sistemare queste situazioni. Se non sistemeremo queste situazioni, ogni giorno verremo qui a fare gli scioperi. Abbiamo lavorato agosto e metà di settembre e non abbiamo preso neanche una lira. Da novembre, tredicesima non c'è, quattordicesima non c'è, novembre non c'è, dicembre non c'è, gennaio lavorato non c'è. Da gennaio dopo hanno detto prossima settimana apriamo, fino adesso siamo a casa. Siamo rossi con le banche, siamo con tutto quanto debito, siamo rovinati con famiglie, tutto quanto. Da agosto ci mancano i stipendi. Non versati. Certi sono andati a, cioè alcune sono andate per fare le disoccupazioni, non sono riusciti perché è il contributo non sono stati versati. Una cinquantina più o meno. Tra autisti, magazzini. No, tutti i facchini, cose di cooperative, soci di cooperative. Uno che ce l'ha famiglia in spalle, come si fa? Se io domani vai in supermercato a rubare qualcosa, arrestano subito, quindi frega migliaia di persone.
non lo fanno niente con la legge. Io da 10 anni che lavoro con MTN, vari cooperativi, ogni anno cambiano cooperativa, rubano TFR, rubano tutto, noi siamo, abbiamo, per forza dobbiamo lavorare perché se prendiamo stipendio andiamo a casa, se no... Ma dove è la legge italiana con loro? Mi sa loro forti? La legge, dice. Sì, dov'è? Non c'è. Episodi come questi sono proprio l'esempio più chiaro che il sistema cooperativo e tutta la serie di intermediazioni di manodopera che avvengono tra le aziende e la forza lavoro sono tutte fatte per poter, nel corso di questi passaggi, poter eludere ed evadere sia il fisco sia la contribuzione e d'altra parte rubare soldi ai lavoratori attraverso le quote sociali, attraverso... TFR. Se loro siedono al tavolo con una trattativa, fanno con noi una trattativa, arrivi e dici, le chiudiamo questa storia e le andiamo a cercare un altro posto. Basta una telefonata del signor qua, l'Ox Service, per mettere a tavolo le cooperative, far avere la cassa integrazione, sia Carpiano sia Bologna e pagare i mesi arretrati. Basta. Allora, vi ricorderete la strage certamente al Tribunale di Milano. È di queste ore la notizia di un vergognoso furto in casa del magistrato Francesca Claris Appiani, giudice civile di Pavia, sorella dell'avvocato Lorenzo, una delle vittime della strage. I malviventi avrebbero approfittato dell'assenza dell'intera famiglia all'Elba proprio per la sepoltura di Lorenzo. Un furto nel giorno del funerale, un gesto vigliacco da parte di persone senza scrupoli. Ladri nella notte all'interno della casa del giudice Francesca Claris Appiani, sorella dell'avvocato Lorenzo, una delle vittime della strage avvenuta all'interno del Tribunale di Milano il 9 aprile scorso. I malviventi hanno svaligiato il suo appartamento a Milano, approfittando dell'assenza dell'intera famiglia Claris Appiani all'Elba per la sepoltura di Lorenzo. Provo disgusto per questi sciacalli, ha commentato il padre Aldo, che ha aggiunto: dopo la morte di mio figlio, un dolore terribile, cosa mi può importare di un furto? Sapevano che eravamo tutti all'Elba per i funerali di Lorenzo e hanno approfittato della nostra assenza per entrare in casa. Non è escluso che i ladri siano entrati anche nell'abitazione dello stesso Lorenzo, magari per prendere le chiavi di casa della sorella. Dal giorno della strage, infatti, le chiavi di Lorenzo Claris Appiani non sono mai state trovate. Una strana coincidenza che potrebbe essere direttamente collegata al furto. L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, questa mattina ha tenuto una lezione magistralis al Borromeo a Pavia. Dopo l'ennesima tragedia in mare, insomma, dei migranti, da più parti si è chiesto un intervento comune. Che cosa può fare l'Europa? Ma io spero che il Consiglio europeo di giovedì arrivi a delle decisioni vere e non a soltanto parole. Credo che l'Europa debba fare una Mare Nostrum europea, lo dicono in tanti da tempo. Credo che sia l'unica iniziativa che può salvare veramente vite umane. In questo momento mi sembra la grande priorità. Siamo davvero usciti dalla crisi, cosa può fare anche qui l'Europa? Ci sono delle buone condizioni macro, perché il prezzo del petrolio è basso, perché il tasso dell'euro sul dollaro è basso, insomma ci sono delle buone condizioni esterne, bisogna che ogni paese faccia la sua parte adesso. In Consiglio Comunale a Pavia è iniziata la maratona sul bilancio. Una lunga maratona fino alle 3 del mattino per approvare i 39 emendamenti al bilancio di previsione accolti dalla maggioranza sui 95 presentati ed iniziare a trattare quelli bocciati. Lo scoglio più duro per arrivare in fondo alla discussione. Siamo comunque soddisfatti di riuscire a portare a casa questo bilancio in 4 sedute. Riteniamo che sia un tempo congruo, giusto, per una discussione approfondita, interessante. Pochi i margini di manovra per i gruppi di opposizione, soprattutto a livello economico, ma anche i piccoli spostamenti possono risultare decisivi. È il pensiero del nuovo centrodestra, che ha dirottato 6.000 euro sul delicato tema della casa, alla luce dell'impoverimento di risorse previsto per il prossimo triennio. Somma che però ci auguriamo possa così servire concretamente per dare un sostegno ai cittadini pavesi che in questo momento si trovano in difficoltà dal punto di vista della propria abitazione. Attenzione alle fasce più deboli con la richiesta di moratoria sugli sfratti e dalla sicurezza per il Movimento 5 Stelle. Un emendamento che impegna ad una maggiore illuminazione dei quartieri e degli assi principali della città e tra l'altro l'illuminazione sarebbe con i LED, quindi a risparmio energetico. Punta sull'ottimizzazione delle risorse anche Forza Italia, citando i 30.000 euro trasferiti dai servizi sociali alla polizia locale, in
sistema di partecipazione sociale nei quartieri. Quale migliore partecipazione che non quelle delle forze di sicurezza e dell'ordine che possono presidiare le periferie con maggiore capillarità? Allora spostiamola dai servizi sociali, questa voce, e mettiamola sulla polizia locale. Spazio infine anche ad un emendamento della maggioranza presentato dal consigliere Maggi per la tutela degli animali e la programmazione degli interventi sulle aree di sgambamento della città. E di conseguenza ho voluto che si evidenziassero nel documento quali sono le reali necessità, a partire da quelle che sono le richieste quotidiane da parte dei cittadini nel merito di quelle che sono le regole che devono rispettare, ma soprattutto anche l'ausilio che si può avere. L'ex orfanotrofio di Vigevano, oggetto dell'ennesima occupazione abusiva, nuovo sgombero questa mattina. Dopo circa un anno è tornata ad occupare abusivamente un alloggio dell'ex orfanotrofio. Parliamo di una coppia già sgomberata insieme ad altri abusivi alcuni mesi fa. Un trentenne insieme alla moglie 46enne sono stati denunciati per occupazione abusiva e danneggiamento. Un altro sgombero all'ex orfanotrofio di via Riberi a Vigevano. Il blitz della polizia locale è partito a seguito di segnalazioni di un cittadino che riferiva della nuova occupazione di un alloggio della struttura storica. L'ex orfanotrofio Riberia risulta tuttora inagibile a seguito di ordinanza sindacale. È stata disposta nuovamente la chiusura dell'accesso. Gli agenti di polizia locale continueranno nell'opera di vigilanza al fine di prevenire altre occupazioni. Proprio grazie al continuo ed ininterrotto controllo da parte della polizia locale, tutti i tentativi di occupazione sono stati stroncati sul nascere. Anche durante lo sgombero di questa mattina non si sono registrate problematiche. Allora, torniamo a occuparci del progetto impianto pirolisi a retorbito, perché c'è un'indiscrezione dell'ultima ora. La Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia ha reso noto che sono stati superati i motivi ostativi alla localizzazione dell'impianto che avevano determinato il preavviso di diniego del progetto. A dichiararlo la TIRE, la società, questa appunto stando alle indiscrezioni, sarebbe una dichiarazione della TIRE, la società che vuole realizzare all'ex Valdata di Retorbito un impianto di recupero delle componenti degli pneumatici usati tramite la tecnologia della pirolisi. Quindi, stando a queste ultime notizie, la comunicazione di Regione Lombardia renderebbe possibile proseguire con l'iter necessario all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale. Ovviamente, qualora uscissero agenzie ulteriori sulla vicenda, ve le forniremmo notizia. E poi a Voghera, quindi rimaniamo nell'area oltre Po, andiamo con la cronaca, perché è successo un fatto che sicuramente farà discutere in materia di sicurezza in piazza San Bovo nelle scorse ore. A Voghera un episodio increscioso in quella piazza San Bovo, già scenario in passato di episodi che avevano alimentato il dibattito sulla sicurezza in città. Nelle scorse ore, a seguito di segnalazione, la volante della polizia di Voghera è intervenuta a causa di un soggetto che infastidiva i passanti. Un 41enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Livorno, di fatto senza fissa dimora, si sarebbe calato i pantaloni mettendosi a urinare davanti ai bambini che giocavano in piazza San Bovo, dove solo qualche giorno fa veniva inaugurato un parco giochi per famiglie. L'uomo, incurante della presenza dei bambini intenti a giocare nel parco e delle mamme, urinava a terra in direzione delle panchine. Il 41enne, raggiunto dagli agenti, si sarebbe poi rivolto alle divise con comportamento rissoso e di sfida, bersagliandoli anche con sputi. Gli agenti hanno poi riportato la calma e condotto l'uomo negli uffici del commissariato. Il 41enne è stato denunciato per il reato di atti contrari alla pubblica decenza e resistenza a pubblico ufficiale. E da Voghera a Pavia, un colpo secco contro lo specchietto retrovisore dell'auto, la mano fuori dal finestrino per rimetterlo a posto, un motorino che passa con due scippatori a bordo che gli strappano l'orologio dal polso. Uno scippo avvenuto l'altra sera nella zona del Vallone di Pavia. La vittima sarebbe un 69enne residente a Cura Carpignano, che ha fatto appena in tempo a scorgere la motocicletta che si allontanava con i due scippatori. Le indagini sono iniziate, per il momento non ci sarebbero tracce dei responsabili, probabilmente saranno esaminate le immagini delle telecamere installate in quella zona per capire quello che realmente è accaduto. Con la politica a Vigevano è ufficiale, Forza Italia sosterrà il candidato sindaco Stefano Bellati. La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio di oggi e riporta la dichiarazione congiunta di Maria Stella Gelmini, coordinatrice di Forza Italia Lombardia, e Mariella Bocciardo, commissario provinciale di Pavia di Forza Italia. Il tema riguarda la strategia del partito in vista delle prossime elezioni comunali a Vigevano. A Vigevano serve l'unità di Forza Italia.
Rappresentanti locali di rilievo di Forza Italia, come Giancarlo Abelli e Alessandro Cattaneo, unitamente ad altri esponenti del nostro partito, hanno sostenuto con forza la proposta della candidatura civica di Stefano Bellati, ex presidente di Confartigianato. Il coordinamento regionale e il commissario per Pavia prendono atto della scelta. Forza Italia Lombardia conferma le scelte che provengono dal territorio, senza voler imporre dall'alto le decisioni. Dopo le divisioni registrate nei giorni scorsi, si fa appello all'unità. Parole importanti messe nero su bianco da Maria Stella Gelmini, che conferma ufficialmente una scelta che era nell'aria. Stefano Bellati, ex presidente della locale Confartigianato, che ha presentato nelle scorse settimane la candidatura come primo cittadino per la lista Progetto Vigevano, da oggi è il candidato sindaco di Forza Italia nella città ducale. Un importante protocollo d'intesa è stato firmato tra i sindaci dell'Oltrepò in vista di Expo. Questa è una firma di una convenzione che prevede una condivisione delle manifestazioni per non andare in sovrapposizione. È uno dei primi documenti che vuole significare proprio la unitarietà e la condivisione del percorso del futuro di questo territorio. Stradella, Broni, Casteggio, Rivanazzano, Barzi, la comunità montana, voler vedere l'Oltrepò Pavese come potremmo identificarlo una grande città. Io credo che questo sia forse l'unica vera salvezza di questo territorio per guardare al futuro, sia dal punto di vista economico che turistico che occupazionale. È un primo passo per il futuro, per andare oltre Expo. Forse non riusciremo per questo periodo ad essere pienamente operativi, però è una base necessaria per costruire una convergenza futura e che resti solida al di là delle amministrazioni e delle persone che passeranno. Il nostro obiettivo è andare oltre Expo. Cioè il nostro territorio prima di tutto, se riusciamo a valorizzarlo con Expo bene, in ogni caso noi dobbiamo avere sempre in mente l'Oltrepò. La riunione di oggi, l'accordo di oggi è fondamentale, perché tutti assieme, unitariamente, tutti i sindaci delle tre valli dell'Oltrepò sono per propagandare al meglio il nome del nostro territorio. Tanti piccoli progetti danno tanti piccoli risultati. Bisogna fare un grande progetto unico per il territorio dell'Oltrepò, quindi un piano di sviluppo locale per programmare a lungo termine, a medio-lungo termine, ovviamente, lo sviluppo di questo territorio. Sempre più i comuni hanno bisogno di lavorare concentrando i servizi, quindi accentrando i servizi per aree, per ambiti, come giustamente sottolineava anche il collega Callegari, e in questa logica una regia diventa fondamentale. Insomma. Bisogna ottimizzare i costi. Ci sono i paesi più grossi che per fortuna hanno questa opportunità di avere degli uffici più capaci, perché non approfittare di questa capacità, ottimizzando i costi e diminuendo la burocrazia. Punto. Questa è una cosa fondamentale per rendere più agile sia da un punto di vista burocratico, ma anche da un punto di vista territoriale, per lo sviluppo territoriale armonico. Ancora raid vandalici a Vigevano, una nuova razzia di auto danneggiate. Questa volta è successo in via Strada Nuova, dove sarebbero state danneggiate nella notte almeno 4 auto parcheggiate lungo la via. Solo qualche giorno fa un episodio simile era avvenuto in via Montebaldo, sempre a Vigevano, dove addirittura erano state prese di mira una ventina di vetture alle quali erano stati rotti i finestrini per portare via gli oggetti contenuti negli abitacoli. Questa mattina in via Strada Nuova sono intervenuti i carabinieri. E adesso, con un'incredibile vicenda di giudiziaria, ci spostiamo a San Martino Sicomario. Un litigio scatenato forse a causa di qualche vecchia ruggine o forse per una parola di troppo, poi la reazione violenta di uno dei due uomini e la vicenda finisce in tribunale. I fatti si svolgono all'interno del centro commerciale Bennett di San Martino Sicomario, dove due colleghi, entrambi in servizio in magazzino, cominciano a discutere davanti alla macchinetta del caffè. Uno dei due, un 37enne, evidentemente dice qualcosa di sbagliato al collega di 31 anni, che per tutta risposta prima lo minaccia e poi gli sferra un violento calcio nei testicoli. La vittima, dopo quel colpo, era stata costretta a diverse visite in ospedale e aveva infine deciso di denunciare il 31enne, finito processo con l'accusa di lesioni e minacce. Oggi il giudice ha stabilito la colpevolezza dell'uomo e lo ha condannato a 2 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa. L'aggressore dovrà anche pagare 5.700 euro di danni e di spese processuali alla vittima. Vino rubato in una trattoria e poi rinvenuto dai carabinieri in un altro locale. Con la cronaca andiamo a Mortara.
hanno rapinato 6 casse di vino da una trattoria di Mortara, lo stesso vino che è stato poi ritrovato dai carabinieri in un bar cittadino. I militari del capitano Rocco Papaleo hanno denunciato un pizzaiolo 41enne, un agricoltore 58enne e un 52enne operaio, tutti pregiudicati e residenti a Mortara. Dovranno rispondere di rapina in concorso e ricettazione. Le indagini dei carabinieri, comprovate anche dai riscontri delle telecamere della videosorveglianza della città, li hanno identificati come gli autori della rapina messa a segno domenica sera ai danni di una trattoria di proprietà di un 45enne di Zeme. Al momento del fatto, nel locale c'era solo un dipendente di 32 anni che non ha potuto fare nulla per opporsi alla razzia, anche per le parole proferite dal rapinatore, che lo aveva minacciato di ammazzarlo di botte se avesse chiamato aiuto. In poche ore gli investigatori non solo hanno identificato i rapinatori, ma sono riusciti anche a recuperare le casse di vino custodite in una stanza di un bar, i cui titolari, un 60enne e un 30enne, entrambi di Rosasco, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. I carabinieri devono ora stabilire se la merce sia stata acquistata per essere consumata nel locale, l'ipotesi che i militari ritengono più plausibile, o se i proprietari del bar si siano solo prestati a nasconderla. È stato annunciato il deposito di bici della stazione di Pavia, riaprirà entro breve. Un paio di settimane per riattivare il servizio di deposito delle biciclette alla stazione di Pavia. Dopo lunghe trattative arriva l'atteso annuncio dell'assessore alla mobilità di Palazzo Mezzabarba, Davide Lazzari. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti siglato il nuovo contratto di concessione dello stabile, scaduto lo scorso 31 dicembre, per far ripartire il servizio di rimessaggio delle biciclette ed anche dei bagagli. Un servizio vitale e a lungo richiesto, soprattutto dai tanti pendolari che ogni giorno si servono della stazione pavese. È stato un percorso complicato, ricorda Lazzari, ripercorrendo le trattative condotte negli ultimi mesi con le società delle Ferrovie dello Stato interessate al servizio. Abbiamo dovuto parlare con 3 interlocutori diversi, sempre del gruppo Ferrovie, e con 4 professionisti differenti. Oggi finalmente siamo riusciti a firmare il contratto di concessione, quindi in settimana con la cooperativa aggiudicataria del servizio faremo un sopralluogo dove vedremo quello che manca per poi far ripartire definitivamente il servizio. Servizio che vedrà questa volta rispetto al passato una partecipazione un po' più complessiva degli attori principali del territorio che si occupano di bicicletta e che si occupano di mobilità sostenibile. Con le prossime immagini andiamo all'Andriano perché è stata inaugurata ieri pomeriggio al termine delle lezioni la nuova serra didattica dell'Istituto Comprensivo di L'Andriano Primo Levi. Gli studenti coltiveranno con l'aiuto degli insegnanti prodotti da orto. Il progetto si intitola Dalla tavola alla terra, dalla terra alla tavola. All'inaugurazione erano presenti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, il dirigente Pietro Mandia e l'amministrazione comunale di L'Andriano. Già ieri pomeriggio si è potuta gustare la prima merenda biologica con i prodotti della terra. Un'importante inaugurazione per L'Andriano. E chiudiamo andando a Dorno, invasa da tantissime Fiat 500 per un raduno che ha riscosso un grande successo. Ed ecco, vi presento quello che è il primo raduno della Porchetta per il ritrovo di 500 e derivati. Stiamo avendo una bella affluenza, una buona affluenza di autovetture. Con che cosa partecipate oggi voi? Una giardiniera del 68. Questo qui era uno dei proprietari, ancora intestato al mio papà, e è una passione che non finisce mai. Con questa, una 500L del 73, nuova. Nuova fiammante. Cosa vi aspettate da questa bella giornata? La prima è il primo raduno, speriamo che sia bello. Vedrete che vi troverete. Speriamo che non torniamo più. Se vuoi uscire una domenica sola con me, ti porterò la 500 di papà. Ti aspetterò col batticuore che sai perché. Ti porterò con gli amici. No, 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 no. A ballare. No, 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 no. Sulla spiaggia.
si fidano di certo, ma non di me, noi dopo un po' la scarichiamo, e sai perché ti porterò con gli amici. No, 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 no. Oggi per Dorno è una bellissima giornata, io come sindaco sono veramente contenta di questo afflusso di gente, è una bella manifestazione organizzata dalla Confraternita della Porchetta, ovviamente con il patrocinio del nostro comune. Ha richiamato in piazza questa manifestazione tante persone, e le 500 d'epoca sono sempre una bella attrazione per tutti. Quando la piazza è piena di gente così, tutti possono essere contenti. Cinquecento alberi a veder nascere il sole. Cinquecento fiori di cui non conosci il nome. Cinquecento emozioni di cui non sai la ragione. Cinquecento sogni che potrai realizzare. Cinquecento storie per una sola cinquecento. Oh, cinquecento storie per una sola cinquecento. Una piccola pausa per noi, a tra poco.